Torno sull'argomento della cucina perché oggi vi faccio vedere come si pulisce l'interno. L'ultima volta che ho pulito questa sono passati circa 2 anni, come vi ho detto nell'altro video, perché la usiamo poco, un'accensione al giorno, 3-4 mesi all'anno, quindi non si sporca moltissimo, non ne facciamo un uso intenso. Quindi lo scorso anno è saltata, quest'anno invece la devo pulire. Vi faccio vedere un po' le parti che sono da pulire. Alcune parti sono nascoste, come quelle lì sotto il forno, e se uno non lo sa, di sicuro non apre la paratia, ma vedrete cosa c'è sotto perché ci ho già dato un'occhiata. Quindi in questo video vi faccio vedere a grandi linee come possiamo fare senza far troppa polvere. Questo è importante perché altrimenti poi si sporca la cucina e si fa un disastro, perché tanto questa è sempre messa in cucina, non ci sono altre posizioni. Quindi bisogna fare attenzione a fare un lavoro con un certo garbo, una certa cura, altrimenti facciamo danni. Ve ne parlo dopo la sigla. Rieccoci sul canale, bentornati a tutti, sono Orso. Cominciamo a pulire i cerchi. I cerchi sono di ghisa e come si toccano, toccano, se si sporca le mani. Quindi prenderò un guanto, di per sé è già bello sporco, quindi ho risolto il problema. Vedete cosa viene fuori, adesso poi mi avvicino e vi faccio vedere quello che c'è all'interno. All'interno troviamo la brace di ieri sera, questa adesso la farò scendere con lo scovolino, ma soprattutto vedete su questo piano dove passano i fumi cominciano a depositarsi le scorie. Non è moltissima, vedete? Sarà 3-4 mm di cenere, però va tolta. Allora adesso puliamo prima sotto, puliamo qui dove arriviamo, puliamo i cerchi, dopodiché alziamo direttamente il piano di lavoro. Per fare questo lavoro mi aiuterò con due spazzole d'acciaio e con uno scovolino, quello delle bottiglie che io utilizzo per la caldaia a pellet, ma in questo caso lo utilizzerò lì dove non arrivo. Ora, al momento che dovrò utilizzare l'aspiratutto, ho fatto un video anche su quello, ancora non è uscito, spero che esca in tempo per farvi vedere come funziona, perché ha una particolarità questo aspiratore qui. Ha un filtro EPA all'interno, quindi se io lo utilizzo in casa e aspiro quella polvere lì, in casa non ho cattivi odori ed è una grande cosa, ecco perché ho fatto una recensione. Mi sembrava stupido farla per un aspiratore, però quando ho visto le caratteristiche, l'ho acquistato su Amazon, mi sono reso conto che per noi che abbiamo una stufa o un camino potrebbe, o una cucina, potrebbe essere veramente comodo. Ora torniamo a noi, non mi sentirete parlare, lavorerò soltanto e accelererò le immagini per non annoiarvi, quindi vi faccio vedere un po' come funziona. Ovviamente toglierò sottofondo dell'aspiratore, ci ascolteremo un buon brano. Ho tolto il più grosso, ora per fare un bel lavoro sarebbero da portare fuori e continuare a grattarli, ma vi ho fatto vedere un po' il metodo per farlo in casa. Adesso facciamo l'interno. Allora esaminiamo un attimo cosa troviamo una volta aperto il piano di lavoro. Abbiamo delle incrostazioni volatili, quindi le toccherò soltanto dopo quando avrò l'aspirapolvere acceso. E qui sul piano, sopra il forno, abbiamo, come vi dicevo, questi 3-4 mm di cenere. Io toglierei innanzitutto quella più semplice, dopodiché mi dedico al piano di lavoro, un pochino più rognoso. Anche questo, se si ha la possibilità di portarlo fuori, è meglio. Però io volevo farvi vedere come funziona la pulizia in casa e quindi il video verterà su questo argomento. È uscita di nuovo la scritta nordica, non l'avevo mai vista. Va bene, allora i particolari li seguirò poi dopo. Prima di pulire il forno ho tolto qui il portabollitore, qui dentro si mette un bollitore e l'acqua rimane sempre calda, io non l'ho mai utilizzato. Anche qui dentro, vi faccio vedere, troveremo dello sporco. Qui dentro c'è anche molta fuliggine e la parete che fiancheggia il forno. Ora, questa è una parte un po' problematica da pulire. Visto che non arrivo con la luce e non riesco con la telecamera di mezzo a pulirlo, semplicemente adesso
lo pulisco da solo senza farvi vedere l'operazione, qui bisogna entrare con le mani e con lo scovolino e dargli una bella pulita. Dopodiché alla fine vedremo la pulizia del sottoforno, che è molto importante. Finito quello vi saluto e continuo poi i particolari da solo, ma il grosso l'abbiamo fatto. L'ultima cosa che vi voglio far vedere è la pulizia del sottoforno. Questo piano qui su questa cucina si sfila, su altre sicuramente può essere avvitato. Allora mi avvicino, ecco, vedete, anche qui abbiamo quel mezzo centimetro di puliggine. Qui è molto semplice da fare, con l'aspiratore si pulisce tutto, si pulisce anche il piano nella parte sottostante, vedete, abbiamo anche qui 2-3 mm di puliggine. È un lavoro semplice, vi faccio solo vedere un attimino come si fa, ma ovviamente ci arrivate da soli, eh. Bene, vado avanti da solo, è quasi finito il lavoro. È stato un lavoro di un 15-20 minuti, non di più. Quando farlo dipende da quanto tempo si usa. Allora, come dicevo, io la uso circa per 3 ore al giorno. E questo è ciò che avete visto dopo un paio di anni di utilizzo. Se lo utilizzate mattina e sera, ovviamente, una volta ogni 6 mesi, secondo me, questa pulizia va fatta. Anche perché il forno, se è sporco come era sporco il mio, tende a scaldare molto di meno. L'ultima cosa che vi volevo far vedere, che esula un po' il discorso della pulizia, ma che trovo molto molto importante, leggendo i vari gruppi di discussione, il vetro del forno. In questo caso io ho il doppio vetro, ne ho uno qui e un altro ovviamente davanti, separati da una camera d'aria. I vetri sono ovviamente vetri temperati, adatti per le alte temperature, e dal momento che c'è una dilatazione termica qui, col calore, il metallo tende a dilatarsi, c'è un gioco importante, vedete, il vetro si muove. E cosa più importante ancora, il vetro è fermato con due fermi. I fermi servono soltanto per non far cadere il vetro, non tengono fermo assolutamente il vetro in posizione. Ha un gioco anche in altezza di un paio di millimetri, riesco a sollevarlo. Questo è molto importante perché, leggendo su qualche gruppo di discussione, il vetro a un certo punto si crepa. Si crepa perché è stato avvitato in modo troppo preciso. Quindi quando ci sono le dilatazioni termiche, il metallo tende di qualche decimo di millimetro a muoversi, e se il vetro non ha spazio per fluttuare, come in questo caso, viene compresso e quindi si crepa. Quindi se dovete cambiare il vetro, se lo dovete pulire, io questo l'ho pulito da poco, ho tolto una vite, ho tolto un fermo, l'ho pulito, l'ho rimesso, ma bisogna fare attenzione a rimontarlo esattamente così come lo si è trovato. Il gioco è normale. Bene, tutto qua. Grazie per essere stati con me. Con le mani sporche vi chiedo un like, d'altronde quando si lavora è così. Iscrivetevi al canale, condividete con i vostri amici e partecipate a qualche gruppo di discussione sulle cucine a legna, sulle stufe. Se vi fa piacere condividere il video, mi aiutate un po' a far conoscere il canale. Io non condivido molto su quei gruppi specializzati perché non voglio farla parte di chi si fa pubblicità a sbaffo e non è corretto. Magari potrebbe venire utile anche a qualcuno che l'ha presa da poco e non sa come pulirla. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo la settimana prossima.